Ciao ragazze, buongiorno, anzi ciao a tutte, buonasera a tutte. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog. Aspettate un attimo che vi metto meglio. Ok, nuovo video vlog. Nulla, mi vedete da questa visuale del mio armadio e tra la tenda e la finestra. Perché non so da che parte mettere per fare i video. Siccome che davanti a me c'è un caos che non finisce più, quindi ho deciso di fare questo video da questa parte qui, in questa posizione. Sì, lo so, vedete la luce gialla, ma non posso fare altrimenti. Comunque, sperando questo video vi piaccia, se questo video vi piace, mettete un like perché è un videoblog appunto. E se vi piace questo contenuto di oggi, perché non so quando lo caricherò, giuro, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. E nulla. Comunque, io ho appena fatto merenda. Stamattina ho fatto un video che stavo facendo colazione, ma alla fine non è venuto chissà che granché bene, e quindi ho deciso di rifarlo da capo oggi pomeriggio, appunto, che neanche mi ricordo quante ne abbiamo, 14 o 15. Aspettate un attimo, non so, no, non posso vedere da qua quante ne abbiamo. Comunque penso che abbiamo 15. Sì, oggi deve essere 15 per forza. Comunque, allora, ho riposato benino, sto riposando piuttosto bene in questo periodo. Finalmente ci voleva questa pacchia di riposare bene. E sta cominciando la pacchia di riposare benissimo, infatti. Infatti non mi sveglio più, come sempre, quasi alle 4. Però stamattina mi sono alzata alle 6, perché ovviamente non ho più sonno. Lo so, è sempre presto, ma almeno non mi sveglio alle 4 di notte. Che è bruttissimo svegliarsi alle 4 di notte. E ho dormito meravigliosamente bene. Quindi niente, mi ho fatto il caffè, mi ho guardato qualche video su YouTube e poi nulla, sono andata a fare le mie solite commissioni e a prendere delle medicine in farmacia e ho preso anche dei campioncini che poi vi farò vedere. E per quanto riguarda i campioncini, sono solo la mia postazione trucco barra computer e niente. Che dirvi di bello? Il mio outfit non è nulla di che, è sempre lo stesso, anche se ho le pantofole, però vabbè, niente. Queste sono le mie pantofoline. E vabbè, ero vestita così stamattina e così lo sono adesso. Non mi andava di stare troppo a cambiarmi, a mettermi troppo in gingheri. E quindi ho deciso di stare così come sono, come ero stamattina. Tanto poi quando mi giro mi faccio una bella doccia. Oddio, cos'è quella roba che vedo di là? Ah, il lenzuolo, vabbè. Dettagli. Già. Allora, volevo fare un video di 5 giorni. Un video, sì. Sì, un videovlog di 5 giorni. Ma dovrò editare il video non da qua, ma da Windows Movie Maker perché non ho il Mac. Quindi mi toccherà per forza farlo da Windows Movie Maker. E non lo so come farò a editare questo video. Quindi sarà un bel problemino. Già. E niente. E questo è quanto. Volevo mettere un po' di blush, un po' di fondotinta, ma oggi non me la mandava proprio, quindi alla fine non mi sono neanche truccata per fare il video, ma vabbè, dettagli. Cosa vi racconto di bello? Niente, adesso comincio anche a far vedere il casino che c'è davanti a me, vedete? Già, il letto sfatto, ma chi se ne frega. E qua vedete tutta la mia misura della stanza. E qua ci sono i miei campioncini, come potete ben vedere. Ecco qua i miei campioncini, vedete? Sì, perché l'ho preso in farmacia, devo dire la verità. Da quando sono stata in farmacia stamattina, ho
Oh, tanti, 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 tantissimi campioncini, vedete, tutta questa busta piena di campioncini, che ovviamente intendo rimettere all'opera e utilizzare. Però prima di utilizzarli devo utilizzare questi che ho qua, ovvero questi qua sotto, li vedete questi qua che ho qua sotto, in quella scatola bianca. Che prima devo utilizzare quelli, sempre se sono ancora buoni, ma penso di sì, altrimenti li utilizzo lo stesso. E nulla, oddio, che razza di coda sparata che mi ha fatto coda, cioè cigno sparato. Vabbè. Da questa parte, come potete ben vedere, sono ancora con la postazione trucco provvisoria perché non so come mettermi, giuro. E di qua, come potete ben vedere, c'è la mia postazione barra trucco, sì, sia da una parte che dall'altra c'è la postazione computer e basta. Qui c'è tutto come, vabbè, a parte che io dormo di qua, vedete? Dormo di qua, io dormo. Vabbè, tante volte mia nonna quando non sta bene la faccio dormire di qua. Qua, vedete? Lei dorme di qua, mia nonna. Non è sempre, perché lei ha la sua camera di là. Da quella parte, cioè se esci da quella porta, lei allora di qua dorme, vedete, in questa camera. Però per dirvi che, semplicemente per dirvi che non dorme sempre qui, però quando vuole vedersi qualche film che non trova nell'altra televisione, perché ho staccato il box, voi direte: cos'è il box? Questo per accedere a internet e guardarsi le serie TV. Lo vedete questo? Sì, che si vede. Aspettate che accendo. Questo qua. Questo serve per vedere Netflix e tante altre serie TV, appunto. Quindi possiamo accedere a tutto quello che vogliamo noi e vedere tutto ciò che ci piace. Però ovviamente lei si corica sul letto, perché col cavolo che lo vede, almeno perché qui sta scomoda sulla sedia, mentre sul letto è top, ci piace. E basta così, ragazze. È il momento di farvi vedere qualche campioncino. Non vi faccio vedere tutti, se no non finiamo più. Aiuto, vorrei farli vedere tutti, ma uscirebbe un video troppo lungo, non lo so. Aspettate, mi metto da una parte, sì. Allora, mi metto da una parte. Dunque, sto allungando il bastone del selfie. Così ve li faccio vedere. Se non cadete, perché siete messi in bilico. Ecco, questi sono i campioncini. E ve li faccio vedere. Allora, cominciamo da cosa? Da Tantum, sì. Cosa c'è qua dentro? Campioncino, sì. 3 di Tantum. Voi direte: che cavolo è Tantum? È un campioncino di detergente intimo, come potete ben capire. Scusate se non mi guardo, ma guardavo cosa vi devo far vedere. Tantum, vedete, Tantum rosa sarebbe. Innanzitutto non è detergente per la bocca, ma bensì per i Paesi Bassi di noi donne, se c'è qualche maschietto all'ascolto. Ecco qua, sono tre o sono due? No, sono tre, vedete, uno, poi, se non mi sbaglio, no, che due, che cavolo sto dicendo? Sono quattro che viene diverso, non me ne ero mica accorta. Vabbè, sono stupida io o non ho capito una mazza? Vabbè, comunque, questo è uno, poi vabbè, due, tre e quattro, vedete, qua, niente. Poi qua c'ho campioncini di Vichy, tanti di Vichy, ecco qua, Vichy, 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 Vichy. Poi, innanzitutto, oltre a farvi vedere i campioncini, vi dico che vedrete questo video nella prossima settimana, perché non voglio stare a pubblicare troppi video che magari ho paura di annoiarvi, oppure non di annoiarvi, bensì di stancarvi.
Quindi ho deciso di, ecco qua, questo è un altro campioncino, non di Vichy, ma di bensì di La Roche-Posay, ecco qua. Comunque, vi dicevo, ho intenzione di pubblicare video il sabato e lunedì, se non esce lunedì uscirà il martedì. Se no, gli altri video che faccio di solito, che vorrei fare di solito, escono il giovedì e il sabato, appunto. Quindi fissatevi questa data nella vostra agenda youtubiana, se casomai fate video. Chi mi segue, chi non ha un canale o chi ce l'ha solo per guardare i video, segnatevi questa data. Giovedì faccio video vlog, sabato make up, perché sicuramente farò quello, ovvio. E lunedì, se riesco a pubblicare lunedì, faccio ginnastica ovviamente. E martedì che posso fare? Ah sì, segnatevi anche questa data per non incasinarvi troppo. Martedì vorrei fare ricette, video di ricette. Non ricette di bellezza, non è solo quello, cioè ricette, ricette, non so. Va bene, mi spiego meglio. Ricette. Mangerecci ovviamente, che vogliamo che volete che vi dica, sono ricette da mangiare, sì. No, poi io stavo pensando a fare ricette di bellezza, ma non è quello. Più che altro, le review le potete vedere quasi una volta ogni tanto, ma io dico, per quanto riguarda come si chiama? Le ricette, le video ricette di Mangerecce le vedrete il martedì, che è meglio. Poi, l'ora ve la dico subito, o alle 2 o alle 18. Ok? Vi può stare bene? Dipende da voi, fatemi sapere sotto i commenti se preferite o alle 2 del pomeriggio o alle 18 di sera. Fatemi sapere un po', così mi organizzo anche io, va bene? No, non sto tirando la tombola fuori. Vi sto dicendo una realtà, ragazze, per non stressarvi troppo, tutto lì. Allora, questi sono tutti campioncini della farmacia. Ecco qua. E purificante. Ah, micellare. Un'acqua micellare. Non si vedrà mai, ma aspettate che ve li faccio vedere. Bene. Micellare. Acqua, non si vedrà mai, ma ve lo dico io. Micellare, sì. Poi. Dunque, Ducrai, cos'è questa roba? Shampoo. Ah, ho capito. Antistress. Non lo so neanche che diavolo è. Vabbè, comunque questo è uno shampoo che utilizzerò per altro, non per me. Cioè, per i pennelli, perché non so se metterlo in testa o meno, perché è piccolo, capite? Non so se fa a mettermelo in testa, è troppo piccolo, non ci sta niente. Cioè, ci starebbe a mettermelo in testa, ma boh. Questo è di questa marca, vedete? Poi, che altro c'è? Quest'altro campioncino sempre di Roche-Posay. E un altro delle Event Thermale. Cos'è questa? Sto cercando di capire che diavolo è, perché non sto capendo cos'è. Ah, un latte detergente viso. Sì, anche questo. Molto buono. Poi, tante creme solari. Ah, altri latte detergente. Muy bien. Poi, un altro latte detergente. Ve lo faccio vedere di sfuggita perché non voglio annoiarvi troppo, anche se tanto so che diventerà bello lungo sto video, lungo una quaresima. E poi questo, l'altro shampoo, questi due della Roche-Posay sono delle cremine campioncini 50 e più. Sì, esatto, solari, campioncini solari per il viso, che tanto metterò solo per il viso, ovvio. Poi, Vichy, questo non so che cos'è, antipellicolare, che diavolo è? Ah, shampoo, buono.
Cos'altro c'è? Altro shampoo, doppioni. Shampoo. Vi faccio vedere di corsa, di veloce. Stessa cosa. E qui ne ho quante ne voglio. Altri tipi di campioncini della Vichy. Creme, tutte creme e cremine anti-età, anche creme così da giorno, da jour. Questo non so che cos'è questo, linea mamma. Che cos'è? Io non ho mai, cioè, non ho mai visto sta roba. Tonificante idratante. Ah, per quelle che forse per quelli che devono partorire. Che bella cosa, vabbè, ma data a me. Casomai se avrò qualche amica che deve partorire, gli ridarò. Perché io al momento non ne ho, anzi, le mie amiche hanno già partorito, perlomeno quelle che conosco io, ma come si suol dire, non gli serve sta roba. Cos'è? Per le smagliature? Sì, crema postpartum, appunto. Vedete, per le smagliature, a me non mi serve perché, grazie a Dio, non mi interessa questa roba, no, grazie a Dio. Vabbè, scusate se dico queste fesserie, ma è brutto da dire, ma è la verità. Io al momento non ho figli, non ho un ragazzo, non mi sono mai sposata né nulla. E con questo cosa voglio dire? La parola stupida, la viciente e la strega, la stronza. Ditemi tutto quello che volete, ma adoro questi campioncini, li apprezzo, ma non so perché mi ha dato questi, ma vabbè, dettagli. E li darò altri, me li tengo io. Vabbè, che a me non mi interessa cosa me ne faccio. Se qui non voglio criticare, anzi, ho ringraziato e zitta la muta. Però niente, va bene così. Comunque, cos'altro c'ho qua? Vi stavo facendo, ah sì, che fare il genitore si sa, è il mestiere più difficile del mondo. Quindi, per fortuna, non ho figli, però. Quanto è bello avere figli? Non è vero? Dite la verità che è bello avere figli. Ditelo. Però io non ne ho. Vabbè. È vero, sì, meglio soli che meno accompagnati. Però, devo dire la verità, un po' mi brucia che non ho un fidanzato, non ho figli, non sono sposata e un po' mi brucia. Ma che volete fare? Da una parte, o stai sola o te cerchi un uomo. E ci fai figli e poi ti sposi, ma neanche perché? Perché io sono l'antica e sinceramente di sposarmi dopo aver avuto un figlio, oltre a sta fidanzata, eccetera, non mi quadra, non mi convince la cosa. E quindi a sto punto preferisco più fidanzarmi, poi se va bene, ovviamente, anzi, dovrebbe andare per forza bene perché anche il mio comportamento deve essere consono a quello che si addice a un fidanzato, a un uomo, nel senso che deve essere regolare il mio comportamento. In che senso? Nel senso che se io mi fidanzo non voglio rompere le scatole a nessuno, tantomeno a lui, cioè non voglio essere troppo mielosa, cioè vorrei essere più, cioè vorrei cercare di comportarmi meglio senza rompere troppo le bollettinas, ossia le scatole. E quindi niente. Comunque, questi cosa sono? Purificante micellario, ok? Un altro, l'ho trovato, doppione, va bene. E questo cos'è? Non lo so cos'è. Ah, sì, un'altra acqua micellare, sì? Un'altra acqua micellare dovrebbe essere. Se non ho capito male, sì. A cosa deduco dalla scrittura minuscola come quella di non so cosa, questa è l'acqua micellare. Poi. Ce n'è altre. E comunque vi dicevo, piacerebbe a me fidanzarmi, sposarmi e bla 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 bla, perché sarebbe bello fidanzarsi e potersi sposare, eccetera. Ma al momento mi sto zitta e quieta e cerco di starmi tranquilla nel mio cantuccio. A meno che non trovo un santo che mi sposi, altrimenti pace, shalom. Non muore nessuno se non ho un fidanzato, questo è poco ma sicuro. E questo cos'è? Bioscalin, me lo immaginavo che mi dava questi. Chissà per quale motivo. Bioscalin, vedete? Sì. Bioscalin, quante me ne ha dati questi bioscalin? Pochissimi. No,
due di Vioscalin, se non erro. Due di Vioscalin. Aspettate, per qui. Me ne è caduto uno. Questo non so di cosa sia. Non conosco questa marca. Piccolino, piccolino. Ma non conosco questa marca. Se voi la conoscete, fatemi sapere. Vedete? Sì. L'Iraq. Questo è l'Iraq. Se mi riesci di metterla, di farvela vedere in video, bene. Due campioncini di l'Iraq. L'Iraq. Poi, Vichy. Questo è sempre una crema, una body lotion, cioè una lozione corpo. Questa cos'è? Sempre crema di che, però post parto, ma appunto dopo il parto, che come dicevo prima, come vi dicevo voglia, meno male che ci sarà qualcuno che porrà queste cose, perché io sinceramente no. Oggi sto dicendo tante con le fesserie che non stanno mangiando in terra. Ma va bene così, perché tanto io sono fatta così. Poi, linea post parto. Già, quando me l'ha data questa? Vabbè, grazie comunque. Sarò sempre a darle, sempre se le vorrà. Voi direte a chi? Che siamo curiosi. Non ne ho idea, sinceramente. Ho capito a chi darli, ma. È come per dire, so che darle, ma in certo senso non so invece in realtà che darle. Questo è il senso della risposta che vi sto dando. Cioè, non ha senso, ma in realtà per me ne ha, perché non so neanche io come darle questi campioncini. Vioscarì, questo lo utilizzo, rinforzante istantaneo. Che diavolo? Ah, per capelli più voluminosi. Vedete? Non mi interessa, ma vabbè. Ok. No, non mi chiedete giveaway perché non ne posso fare, perché ho sentito da una persona che non si possono fare i giveaway su YouTube. Se li posso fare, tanto non li farò lo stesso perché preferisco premiarvi attraverso Instagram. Se riesco, non è detto. Non so neanche se ce la farò mai a fare un giveaway. Comunque, vabbè. Vioscalin. Un altro di quei campioncini che non so manco che cosa caspita siano. Se avete sentito sta marca, beh, ho visto, conosciuto sta marca, fatemi sapere. Io non so perché mi vedete storta, cioè non storta, con... Ah, ok, forse così si vede. Un'altra di Eufydra, vedete, Eufydra. Sì. Che costa cos'è questo di Eufydra? Fatemi capire. Serbo regolare. Zolfo attivo. Boh, trattamento sempre regolare. Shampoo, ah, uno shampoo di Eufydra. Che è per i pennelli, perché sinceramente non mi fido. Boh, Eufydra non mi sono mai fidata a utilizzare. Già per quella volta che io vi dissi, ho avuto un'allergia cutanea qua, sotto l'occhio, sotto le occhiaie. Non mi pare il caso di rischiare di nuovo, quindi nisba. Con questa pandemia che c'è, figuriamoci se ci voglio rischiare le mie benedette occhiaie. No, non se ne parla nemmeno. E forse utilizzerò per cosa? Per niente, perché ragazzi, Eufydra, almeno che non la passo a mia cugina, ma io non se ne parla proprio che l'utilizzo Eufydra. No, no, non mi fido manco sui pennelli. Comunque, Vichy, altre creme o detergenti Vichy. Niente ragazzi, questi erano tutti i miei campioncini, non so come farvi vedere, però sono tutti qua. Aspettate, vedete? Tutti i miei campioncini, olele, vedete? Già, campioncini a tutto andare. Eh sì ragazze, campioncini perché ne avevo bisogno di prenderli, sempre se mi riesce di mettere bene. Sa, telefono, sì. E basta ragazze, io vi ho accontentato, vi ho fatto vedere tutti i miei campioncini. Adesso non so cosa farò ancora, sinceramente non ne ho idea.
Sì, vi giuro, vorrei fare un video di 5 giorni, ma non so ancora come fare a farlo perché sarà bella tosta fare un video di 5 giorni e temo che non ce la farò mai a farlo. Non voglio essere negativa, ma nel senso di pensiero, negativa di pensiero perché, ragazze mie, non so se ce la farò a fare questo video vlog di 5 giorni. Dovevo staccare già da prima, ma alla fine ho detto, ma sarà che riesco a fare il video di 5 giorni, video vlog. Sto controllando se ho altri campioncini qua. Aspettate un attimo. No, non ne ho altri. Sono tutti qua dentro. Fortuna. Già. E nulla. Poi un altro campioncino, poi un altro campioncino mi ha comprato l'altro giorno all'Eurospin, se non erro. O dove? Non mi ricordo. Forse all'Eurospin. Boh. Delle salviette, un pacco di salviette che già avete visto dall'inquadratura da quella parte lì, che mi serve quando faccio i swatch su Instagram, che ormai mi sono accorta, ragazzi mia, furbetta che non so altro, che non sto più quasi, cioè vi guardo, vi seguo, vi metto like, ogni tanto commento un po' di qua, un po' di là, ma non sto più facendo tante foto su di me, niente, boh. Sì, le sto facendo su di me, ma solo quando faccio video faccio gli screenshot del video sul mio canale, ma il resto ciao ne proprio, boh, non lo so, non capisco il perché. E vabbè. E già, e questo è quanto. Aspettate. Ah, diventa ancora più. No, guardavo il video come sta avvenendo perché non è che sia il massimo della qualità, ma boh. Aspettate. Allora. Dunque, sto cercando di. Ok, a posto. Sì, ce l'ho fatta. Yes, ce l'ho fatta. Anche se in realtà volevo mettervi così. E nulla, allora praticamente adesso io tra poco vado perché il video finisce qua, perché non mi piace fare i video troppo lunghi, cioè mi piace ma da una parte ho paura che vi annoiate da morire, quindi anche no, lo posso anche tagliare volendo sto video, ma poi cosa ne viene fuori che non sono riuscita a tagliarlo, quindi la vedo complicatissima fare questo video vlog. Vedete come sono di là? Sì, lì dietro vedete il cavalletto. Qua c'è il casino, regna il caos. Sì, lo so che vedete il caos. Dalla parte, dall'altra parte, idem, vabbè. Potevo stare con letto apposta, ma sinceramente non c'avevo voglia, non l'ho fatto. Ragazzi, la verità vi devo dire. Già. E nulla. Cosa devo fare adesso? Cosa devo fare? No, non è chiudere il video, ho sbagliato. Quella borsa che mi avete chiesto se ho preso da Zara, l'ultimo video che ho fatto, What's My Bag, perché mi pare che non ho fatto altri What's My Bag, se non mi sbaglio, nell'altro canale, sì, perché mi ha chiesto, hai un canale? Ne ho ben due ragazzi di canali, però. Ho intenzione di usare solo questo. L'altro non lo so se lo utilizzerò e fare tante review. Tanto alla fine le review le sto mettendo tutte qua in questo canale. Tra review, video vlog, svuota la spesa e altro. Ah, i video svuota la spesa arriveranno, non vi preoccupate. Poi mi riallaccio al discorso della borsa che una mi ha chiesto. La borsa dove l'hai presa? Allora, non l'ho presa io la borsa, ma bensì. Mi è stata regalata da mia madrina, da Zara, scusate. Ok, ci siete, sì. Mi è stata regalata mia madrina perché lei l'ha acquistata da Zara ad Olbia, al supermercato commerciale di Olbia. Supermercato, sì, commerciale d'Olbia. Sarebbe Lushan, quindi non dovrebbe costare molto quella borsa. Anzi, non lo so quanto l'ha pagata, sinceramente, ma non credo tanto. A meno che non l'ha preso online, non vi so dire se l'ha preso online o se è andata a prenderla di persona.
Boh, comunque si trova molto bene, molto bella, è tanto capiente quella borsa, non so se siete resi conto del video, ma penso di sì. E niente, comunque ragazze, quanti comunque sto dicendo, contateli, già va bene. E nulla, io tra poco mi voglio truccare, ma non so se l'ho. Ho pulito i pennelli, fatemi pensare. Sì, ho pulito i pennelli, quindi non ho nessuna scusa per truccarmi. Solo che ormai il video sta arrivando a 30, quindi io mi sa che stacco. Allora, facciamo così. Il video di 30 minuti lo metto, lo carico, lo metto in privato e ci vediamo settimana prossima, va bene? Vi può stare bene, ma perché c'è questa cosa che mi tocca qui? Cioè, voglio dire, oh, santa pace. C'ho come un quadrettino qua, non lo vedrete mai voi dalla telecamera. Ma io dal quadrettino della registrazione vedo una cosa che mi inquadra gli occhi. Beh, vabbè. Niente. Spero che voi non lo vediate. Ok, me l'ho levato, va. Cosa dirvi di bello adesso? Non mi ricordo più una mazza di quello che volevo dirvi. Ah, mi ha mangiato il prosciutto a merenda con della maionese. Voi direte, invece, molto buono, altro che. C'è che non piace, è vero, so gusti, ma a me è piaciuto, sinceramente, mi è piaciuto molto. Non ho fatto il tè, ma vabbè. E niente. Ok. Ciao ragazze. Il prossimo video vedete un video review sui miei preferiti del mese. Non lo so se farò video preferiti del mese di che genere. Vediamo. Comunque dal titolo vedrete che questo video è stato impostato in camera tra dove regna il mio caos. Esatto, già. Non lo so se metterò così. Vediamo cosa c'è scritto nel titolo, cosa vi scriverò nel titolo, ma spero che vi piaccia. Non dico proprio il titolo, ma bensì che altro. Non che il titolo, ma dico il contenuto, va bene? Il format. E se non fosse così, pace. Oddio, questi capelli fanno veramente pietà. Va bene. Baci, baci. Like, commento e iscrizione, please. Grazie. Che per favore un'iscrizione. Ovviamente senza obbligo di voler iscrizione per forza, perché l'iscrizione forzata non serve a nessuno per avere iscritti fantasma. Grazie, ma non ne voglio. Perché altrimenti io, se vedo iscritti fantasma, show, li caccio. Nel senso, li blocco. Perché non voglio iscritti che non sono attivi. Voglio iscritti in carne ed ossa, come c'è scritto come ho letto in un contenuto di YouTube. Non in un contenuto, dove? No, in una pagina di YouTube ho letto che ci vogliono. Cioè, non è che ci vogliono. Che se le persone che ti seguono sono in carne ed ossa è meglio. Ma va? Certo, però almeno spero che siano carne ed ossa. Perché ho visto fino adesso iscritti in carne ed ossa. Ma ci sono quelli che non hanno un account vero e proprio, che hanno un account, che si creano account falsi. Non è bello. Quindi, occhio, occhio. Sto scherzando, ragazzi, comunque niente. Un bacio dalla vostra Melanie e dalla stanza incasinata. Ciao.